notizie che io ho avuto, si parla di un ospedale unico, senza spiegare come questo ospedale come funziona. Io ho sentito alla televisione una discussione sindacale in cui un sindacalista parlava delle, così, in un certo senso male dei nostri ospedali, perché c'erano dei dobloni o dei triploni di un reparto. Ma un reparto, io sono un tecnico da questo punto di vista, permettetemelo, un reparto perché funziona, perché sia valido, deve avere 40-50 posti letto, non di più. Se no il primario non si sa dove sta, l'aiuto sta di qua. Voglio dire, perché si debbono fare tre reparti di medicina a Macerata e non uno a San Severì e uno a Civitanova? Questo è il concetto. No, tenendo conto che, voglio dire, questa gente deve andare lì, deve spostarsi, deve, questo voglio dire. E lì non si capisce. Un'altra cosa che non si capisce è che cosa sono le case della salute. Queste case della salute, quando è venuto il tecnico qui da noi, c'era, stavamo in comune. Allora, Maggioni, ho detto, ma perché, in che consiste? Che fa queste case della salute? Lui mi ha detto, praticamente, ha detto questo, è per contentare quelli che giudicano sempre di qual è la questione? Dire, la questione è che si copia un po' dall'America. In America il paziente è di proprietà del medico. Questo medico, quando c'ha questo paziente, lo porta in ospedale e poi, se c'è bisogno, lo opera. Però dentro l'ospedale c'è il direttore sanitario, il quale convalida questa situazione e gli dice: no, tu non lo operi perché non ti pratico. Capito? Che? E così vorrebbero fare le case della salute, in cui questi malati rimarrebbero affidati al loro sanitario. Ora, io penso che tutto possa funzionare, però dietro questo in America c'è la figura importante del direttore sanitario, che non è come da noi un burocrate che firma e basta, è una persona che ha in mano la responsabilità. Io ne porto un malato e gli dico: io domani mattina lo opero lo stomaco. Quello mi dice: no, qui da noi tu non lo puoi operare, se vuoi fa operare il stomaco devi chiamare un chirurgo. Ecco, che te lo dico. C'è questa figura che è estremamente rilevante. Io ho fatto l'esempio dell'esame dell'operazione dello stomaco, ma mettiamo che porti un malato con la leucemia e lui mi dice: no, per quanto riguarda la leucemia bisogna consultare uno specialista. E così. Cioè, voglio dire. Però qui non si capisce che cosa sono le case della salute. Perché vengono chiamate case della salute, per esempio quella di Tolentino, e non è cambiato niente da prima. C'è il primario medico, l'assistente, l'aiuto. Voglio dire, gli ha cambiato solo l'etichetta, non reparto di medicina, ma casa della salute. Questo è il punto. Voglio dire, in questa organizzazione bisogna un po' capire quello che... Chiedo scusa, eh.